Guardate che meraviglia, ragazzi. Guardate ragazzi, questa è un'eccezione, è fiorita della cacia in giro e boh, da una parte è meglio per noi, c'è un po' di acacia, non tantissima, ma qualcosa è venuta fuori. Se la conoscete, vi invito a dirmi che tipo di pianta è, non riesco a trovare nei commenti. Sono delle fioriture un po' particolari, sono molti insetti qua, molti insetti strani. Come potete vedere, sono delle specie di scarafaggi un po' particolari. Una pianta molto attrattiva per queste bestie. Polline ce n'è. Ma fatemi sapere se conoscete questo tipo di pianta. Quest'altro tipo di pianta, lo stesso, non me la ricordo come si chiama, ma comunque ha molto polline. E non so se è nettifera, non credo. Comunque. Deve essere, vedo che ci vanno i bombi, ci sono dei bombi che ci vanno. Non so, potete vedere qua, qua c'è una recinzione. Vedete che ci sono i bombi. Evidentemente è una pianta che contiene qualcosa, perché se avete delle sterpaglie e vedete delle piante che fanno dei fiori così, vabbè, se non è una quantità che vi fa una boscaglia, potete benissimo tenerle per le api. Invece questa qua è la famosa ortica, potete vedere che ci sono anche delle libellule, è bello vederle. L'ortica che è piena di nettare, questi fiorellini li potete anche succhiare e che contengono dentro una gocciolina praticamente di nettare molto dolce. Buone, è la classica ortica. E poi abbiamo delle api strane che girano, come queste qua che potete vedere, api molto particolari, veloci. Vedo che vanno in cerca anche loro delle... Boh, è tutto. Ciao, al prossimo video.